Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi vedremo come andare a cambiare colore a una camicia in modo da farle di vari colori. Questo può risultare utile ad esempio se uno deve fare un catalogo di prodotti invece di fare tanti scatti con varie camicie di varie colorazioni. Con una sola foto può fare tutte le colorazioni che vuole, o semplicemente se vogliamo andare a cambiare il colore della nostra maglia. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto questa foto di questa ragazza con questa camicia bianca e l'operazione da andare a fare in realtà è molto semplice, più di quello che uno si possa credere. La prima cosa che dobbiamo appunto andare a fare è andare a selezionare la nostra camicia. Quindi col pennello seleziona rapida andiamo a selezionare la nostra camicia in questo modo, cercando di essere insomma il più precisi possibili. Dopo, qualora ci fossero alcune cose da sistemare grazie alla maschera, possiamo andare a insomma a modificare meglio i contorni. Comunque cerchiamo di essere il più precisi possibili in modo da ovviare a questa cosa successivamente. Bene, una volta finito di selezionare la nostra maglia, vi ricordo, non l'ho detto prima, per selezionare usate appunto il pennello in questo modo. Se dovete andare a togliere, vi basterà schiacciare Alt, come vedete vi compare il meno all'interno del cerchio, per andare a togliere porzioni, mentre col più aggiungiamo. Quindi, finita di fare questa selezione, quello che dobbiamo andare a fare è andare a creare un nuovo livello di regolazione e andiamo a fare tinta unita. Andiamo a selezionare il colore che vogliamo andare appunto ad aggiungere. In questo caso seleziono questo azzurro, facciamo ok e il risultato non è proprio quello che desideriamo. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è andare in opzioni diffusione e fare moltiplica, e come vedete abbiamo già creato la nostra camicia azzurra. Qui ci sono parti che sono rimaste un po' bianche, come dicevo prima, poco male, perché ci basterà selezionare la nostra maschera che ci ha creato e, come ben sapete, col bianco andiamo ad aggiungere, mentre se selezioniamo il nero o qui facciamo inverte oppure schiacciamo X con la tastiera e ci cambia automatico il colore, col nero andremo a togliere. Quindi l'unica cosa che dobbiamo andare a fare è appunto selezionare il bianco colore dobbiamo andare ad aggiungere e andare a rifinire i nostri bordi. Io ora non lo faccio per questione di tempo, comunque è un'operazione che potete fare tranquillamente, molto rapida, no, perché è abbastanza noiosa, però qualora non viene selezionata bene la vostra immagine, questa è la soluzione. E da qui possiamo andare comunque a cambiare in qualsiasi colore. Quindi io l'ho fatta blu, ma potremmo farla viola, possiamo andare sul rosso, insomma andiamo sul verde, possiamo fare appunto in questo modo, possiamo andare a colorare la camicia in qualsiasi colore. Qualora la volessimo andare a fare nera, il nero è abbastanza ignorante, diciamo tra virgolette, perché se io la vado a fare nera, come vedete, diventa molto brutto. Però c'è da dire una cosa, che noi chiamiamo nero varie tonalità di nero, che possono andare dal grigio scuro al nero nero. Quindi a noi ci basterà andare su un grigio, tipo in questo modo, e come vedete la nostra camicia diventerà nera agli occhi, anche se in realtà comunque è un grigio
e possiamo andare comunque a vedere i nostri particolari. Nell'evenienza andiamo ad abbassare leggermente l'opacità e come vedete abbiamo ottenuto una camicia nera, nonostante non sia nera, ma ripeto, farla completamente nera andrebbe ad eliminarci proprio tutti i nostri dettagli, rendendolo un'immagine completamente piatta. Qui stessa cosa, dove c'è da rifinire, dove ci sono rimasti dei bordi bianchi, tramite la maschera possiamo andarla a fare. Quindi andiamo o aggiungere o togliere, insomma, parti del vestito. Io ora la riporto tipo su un rosa in questo caso. Come vedete, il nostro risultato è questo. E si può applicare naturalmente su qualsiasi cosa. Io in questo caso l'ho fatto su una camicia, ma se andiamo a vedere qua, io ho già selezionato, vedete, la mia macchina. Non è la mia macchina, magari fosse la mia macchina. Comunque la macchina che ho preso era bianca. Sono andato a selezionare appunto tutte le parti bianche e anche qui possiamo andare a cambiare il colore della nostra macchina a seconda delle nostre scelte, in questo modo. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial, che è molto semplice, però anche molto utile, perché nel caso in cui appunto dobbiamo andare a cambiare il colore di una qualsiasi cosa, questo è un metodo molto efficace. Quindi vi ringrazio di avermi seguito, iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video, commentate per qualsiasi cosa, se avete una qualche richiesta chiedete pure, che qualora posso più che volentieri. Visitate il mio sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!